chiamano le, il rispetto delle regole della amicizia. Non ci scocceremo, non ci scocceremo mai di ripeterlo, è del vero senso del moto raduno, un Fire Fest organizzato dal nostro presidente dei Fire Brothers. Anche l'amore e la passione che ci ha messo Antonio De Claudio di Automec. Di Automec, che adesso non lo vedo. Stiamo dicendo Marinelli, la sua officina a San Vitaliano, nei pressi di Nova. Che cosa fai? Aggiusti le moto? Ci occupiamo di Harley Davidson e della... solo Harley Davidson? Solo Harley Davidson. Trasformazione, sì. Esattamente. Vendita, non usata, accessori. Sì, tutti gli accessori e della personalizzazione, quindi anche della moto. Okay? Ieri ne abbiamo parlato veramente in abbondanza, è una filosofia. Si può dire quasi poi un'opera d'arte ogni Harley Davidson. Certo, anche Aldo ha un'officina a Pestum che fa le sue stesse cose. Come Marinelli, solo a Pestum. Vabbè. Anche lui ci trasforma anche le giapponesi, dai. Sì. Che significa anche le giapponesi? Perdono, perché qualcuno potrebbe magari non capire bene, presidente, le moto giapponesi. Ok, grazie. Intervista a Giannetti. Cristiano, vai. Allora, parliamo un poco di voi, della vostra musica, delle vostre esperienze, insomma, raccontami di te. Cioè, questo ti funziona, vedi? Vediamo un po'. Eccolo. Raccontaci di te. Sono 4 anni che suoniamo per il Fire Fest, quindi ci limba bene con Mafrale. Vabbè, è giusto che sia così. Che tipo di musica? Noi facciamo rock and roll, rock blues, Gigi D'Alessio non lo facciamo. Assolutamente no. Rock blues, rockabilly, la musica americana da Airlisti, appunto. E diciamo che noi abbiamo camminato per parecchi motoraduni, un po' in tutta la Campania, anche fuori. Bene. Questo ci fa piacere. Mi vuoi presentare gli altri componenti della band? Al basso, Mister Mimmo Giannetti. Bravo. Bravo Mimmo, complimenti. Ragazzi, siete dei personaggi, guarda, solo a vedervi. Sono sicuro di ascoltare bellissima musica, buonissima. Mandiamo poi la chitarra. Alla chitarra solista, Nicola Sparago. Eccolo, Nicola, benvenuto. Grazie.